Buongiorno ragazzi, eccoci arrivati su Give Up, un gioco flash game, naturalmente come tre su YouTube. Abbiamo oggi il nostro campione di Give Up. Ora la sua prima esperienza internazionale. Proveremo le sue abilità, ora io farò un commentary delle sue azioni e del suo sudore sulla fronte e dei suoi capelli scompigliati. Quindi scarichiamo. Ah, un nuovo sfidante. Il tempo scorre, figliolo. Infatti, ecco, no, ecco qua. Bravo, si vede questo campione molto, molto. Complimenti. Ecco qui il Give Upper. Chissà se alla fine si arrenderà veramente. Ti arrendi? Mi arrendo di gioco. Non mi bene. Faccio arrivare lì. Allora, il nostro sfidante va bene. Ora ancora dobbiamo metterla alla prova. È invisibile quello? Sì. Non è una più fallace idea. Non è perché salta un po'. Vabbè, il nostro campione ora si sta. Eccolo, da ora può morire, schiattare e dividersi in mille pezzi. Ma noi ce la facciamo. Per ora il nostro campione sta affrontando con molta tranquillità, vedo. Vedo che è molto tranquillo, lo sento respirare con aria molto tranquilla, molto. Non gli entrano ancora le palpitazioni. Però mo si è cagato un pochino tutto addosso perché stava per cadere. Troppe spine. Ora si vede l'ansia, si nota proprio l'ansia, la lingua poggiata sulle labbra a dimostrare la difficoltà del livello e l'impegno. Notiamo lo stupore dello sfidante e anche l'urlo dello sfidante che si libera dopo la seconda morte. Sentiamo proprio le parole strozzate. Guarda, l'abilità del campione si nota da queste piccole cose e dall'esultanza nell'arrivare alla porta. Vedi, ora qua abbiamo un cannone che gli sparerà a vista e ci è riuscito ed è riuscito anche a... Madre troia. Vedi, il campione deve scaricare la tensione in qualche modo e offende persino le cose inanimate che non possono neanche sentirlo. Un po' come fanno i bulli a scuola che picchiano il bambino più. Più bei. Posso sbagliare? No, ho sbagliato. Abbiamo un campione molto. Molto distratto in questo momento. Forse sta pensando a... alle figlie, mio amore. Esatto. Il nostro campione non ce la fa, proprio è... Non ci siamo, mi dispiace, ma lei mi sa che non potrà proprio entrare all'Olimpiadi del Give Up. Non sarà un vero arrenditore. Non è un vero arrenditore lei. Vai, ti spara Marshmallow. Ti sta offrendo. Come? Vediamo l'esultanza del campione nel morire. Secondo me lui ha un po' questo sadismo, masochismo nel vedere il suo omino morire, perché muore in maniera molto, molto stupida. Vediamo. Dice che sgomma, quindi si è cagato addosso. Ha fatto una sgommata nelle mutande. Vediamo che ogni tanto viene agevolato saltando sulle spine il nostro campione. E pensare che era un livello il più semplice tra tutti quei livelli e l'ha sporcato tutto con le sue mestruazioni. Ora i cannoni diventeranno due. Oddio, non so come ho fatto! Oddio, non so come ho fatto! Vediamo l'esultanza. Vediamo il sudore. Scrivetevi. Oddio.
mettete mi piace, questo salta nel vuoto. Mi sa che ora il nostro telecronista dovrà prendere il posto. Che dispiacere. Bene, è arrivato il momento di cambiare. Guarda, guardate bene, però. Sulla mano, le falte. Ora il commento sarà preso da Riccardo. Posso notare come Piero sfoggi questo suo asciugamano in microfibra di, in fibre di vetro che lo aiutano a tranquillizzarsi. Ma che cazzo stai a dire? Possiamo notare come evita questi blocchettini bianchi. Ma non ha capito che sono infiniti. Per cui potrebbe saltare all'infinito e questa puntara terminare qui. Ma ecco che Piero riesce con un colpo da Mastro Fabbro. No! Bello bello! Ecco tutt'uno. È tutt'uno con il gioco, Piero. Incredibile, ha le mani incollate alla tastiera. Ce la può fare e ce la fa. Next level. Che cazzo è quello? Un cannone? Scappa! Via prima che ti scrota. Oh, ma come cazzo fa? Devi andare veloce. Ma devi andare di là. No, no, ma volevo pensare a il primo. Le vitaggini. Attenzione alla Pro. Via. La Pro Agile. La GoPro. Vai. Solo 300 euro di felicità. No, 1, 2, 3. No, no, ci vuole calma. Non mettere pressione. Scusa, non mettere pressione. Oh. Oddio, incredibile. Il lampacedro. E ridaglia con questa lampacedro. Aiuto. Inventa di una parola tua. La cedrata. No. Ridaglia. E dai, stronzo di merda. Sei come il frassino, vai. Sei come Fassino. Stai qui, bambino. Vai. Non hai i capelli corti quello, vai. Basta il salti lì e salti, non è che ci vuole. La storia del dio, la storia del dio. Che resta cosa? Non posso neanche rilassarmi un secondo. Un attimo! La storia del dio! Fammi dare un attimo, non mi. Oddio, non fa credere. Che cosa ne vuoi? Bella! Bella Ghicco! Bella Ghicco! E dai ai Ghicco! E piace Ghicco! E sparami il Ghicco! Come no? Se volete vedere Piero on YouPorn, potete andare sul sito a voi dedicato. Ma che cazzo è questa cosa? Via, saita, saita. Molta attenzione. Oddio, ma che cazzo è? Oh! Ma dove uscire quello? Mi hanno piccato una pistola nel. Io non penso si possa. Io ci riuscirò. Vai, siamo a forza di screenshot. Siamo al 16 floor. Vai. Scappa. Oddio. Ma che cazzo? Ma che cazzo è? Dai, yeah. Ma che ne è? Quella non c'è. Ma è quella la cosa che non si trova. Oh, la smetti. Per fratta maggiore. Vai. La catafratta. Ma quello mi spara. Quello mi spara nel viso. Ma no, mi ero dimenticato di spingere. Ma non ho fatto. Vaffanculo. Eccolo. Stacca tutto, sacca. Mi stanno tracciando. Stacca, l'aiuto, stacca, non mi spacca. Wii! Oh, the winner is coming space. Ok, questa prima puntata di Give Up con Don Piero e me medesimo. Senza Damiano. Può. Damiano in realtà ha cambiato lavoro.
può anche terminare qui. Noi ci vediamo un prossimo video. Sempre made in quei tre sui tubo. Anche today 2. Mettete mi piace e iscrivetevi. Alla next. Bruttissima. Alla prossima. Ciao ciao.